Ты решился? Нати! Таджини, ты не решился. Senti, Rosa, io ti volevo chiedere scusa per quella cosa di prima, ma la indagine pensa un poco contro. No, io non andiamo d'accordo. Qua mi conoscono tutti quanti, è tutta gente per bene, non tengo nessuna intenzione di fare figure in merda. Hai ragione, Rosa, scusa. Se devo fare una chiavata, tieni un albergo a disposizione, che significa sto bordello di indocesso? Amico, io già da chiedersi scusa. Io e te non siamo amici. Gli amici mi si sanno comportati, noi caccia causa un culo! Mi sono spiegata? Che si sta sbagliando? Ma sono spiegata! Si è spiegata, Rosa, si è spiegata. Una vita tranquilla, un titolo che è anche una metafora. Come hai lavorato su questa storia e come hai scelto questi protagonisti così convincenti che pur essendo dei bravi ragazzi o comunque apparentemente tranquilli anche loro, invece sono in realtà letali e anche molto pericolosi. Quindi questo senso di minaccia continuo che c'è in questa storia. Una vita tranquilla è chiaramente il tipo di esistenza che è agognata un po' da tutti, in qualche modo, perlomeno la ricerca di una serenità è la metafora della ricerca di una serenità che è impossibile, e all'interno di questa storia noi abbiamo cercato appunto di raccontare le vicende di un uomo che aveva trovato un porto, un uomo che viveva una esistenza pacificata in un piccolo paese della Germania dove si era rifatto un'esistenza, però un altro punto di partenza era questo: può una persona che si è rifatta una vita far finta che il passato non esista? E ci siamo disposti che il passato è qualcosa con il quale si deve fare i conti, e in questo caso è rappresentato dall'arrivo del figlio e di questo suo amico, interpretati proprio da Marco D'Amore e da Francesco Di Leva. Due killer, voi avete davanti tutto il cinema mondiale con due killer che arrivano da qualche parte, però non solo grazie alla storia, grazie alle vostre qualità di attori siete riusciti a rendere veramente originale, perché da voi non si sa cosa ci si può aspettare. Quanto è stato duro lavorare sull'ambiguità? Guarda, rispetto a questa cosa che dici del non si sa cosa ci si può aspettare, era una cosa che ci dicevamo spesso, ce la raccontavamo proprio così, la storia di questi due, cioè come di due animali pronti all'improvviso a uno scatto a fare qualcosa. E rispetto invece all'ambiguità, devo dire che la bellezza di questi due personaggi sta sia nel fatto che siano due criminali, siano due delinquenti, ma che siano anche due ragazzi a cui succede qualcosa di intimo. Nel caso di Francesco Edoardo, una storia d'amore, una donna. Nel mio caso invece una relazione intima e tormentata con un padre che non c'è più da tanto tempo. In questo senso per te era abbastanza complicata, perché avevi questo lato sensibile al tempo stesso il lato più feroce del film. Diciamo che non c'è quasi da aggiungere niente a quello che diceva Marco, nel senso che ha fatto un'analisi giusta. Rispetto a questo devo dire che faccio fatica a pensarlo, perché mi sono divertito continuamente sul set, a girare le scene, divertito anche quando ero una bestia, e quando arrivava la ragazza era un modo, approcciavo a quella ragazza con quella identità, quindi quasi non l'ho ancora metabolizzata ancora addirittura, quindi veramente c'è stato un continuo divertimento, siamo stati due attori che erano sempre completamente in azione. Voi avete questo confronto con Tony Servillo e tra l'altro avete due ruoli che sono molto di dialoghi, non sono così, non sono il silenzio del killer, anzi tutt'altro. Come avete lavorato su questo elemento di dire cose che sono apparentemente una grande banalità e che invece ogni parola pesa come un macigno? Ma rispetto a questo c'è veramente da sottolineare la grandissima preparazione con cui Claudio è arrivato e ci ha consentito di arrivare sul set. E questa preparazione varia, spazia sia dal ragionamento sui singoli personaggi, che sui rapporti, che su quello a cui tendono i personaggi, cioè sull'arco lungo che compiono. Devo dire che il lavoro è stato veramente bello e preciso. Anche la sceneggiatura, no? ci ha aiutato moltissimo in questo, perché non abbiamo aggiunto niente, non abbiamo quasi tolto niente a quello che c'era, nemmeno le virgole. Questo è stato veramente decisivo, cioè, per affrontare dei personaggi così. Quando noi ci siamo ritrovati a lavorare con Tony, a dire delle battute con Tony, ovviamente per me almeno c'è stato
un attimo di timidezza, no? Diciamo così, da attore. Poi è stata questa timidezza è stata sconfitta nel momento in cui Tony si è reso disponibile e si è aperto a noi. Vorrei chiedere, se dovessi trovare un aggettivo solo a tutti e tre, per la scena più spaventosa del film, l'aggettivo che uso io è quella dell'omicidio che avviene, perché ricorda esattamente quello che accade, come lo racconta Roberto Saviano, nella modalità, non nella storia evidentemente. Che aggettivo per quella scena? Cosa avete pensato? Perché è una delle scene più spaventose del cinema italiano degli ultimi anni. Raggelante. Non saprei dirtelo. Da dimenticare. Devi dirmi qualcosa. Se li stavano ammazzavano tutto quanto. Non avevo bisogno di niente. Gli amici mi si stanno comportati, non è caccia causa un culo! Mi sono spiegate? Io lo so, dici tu. Ma voi ve ne andate domani e basta, chiaro? Diego! Ma fai